110 minuti. Circo Massimo. Circo Massimo. Allora, l'abbiamo visto l'altro giorno correre. Per fuggire dai giornalisti, dai cronisti. Poi tu l'hai invitato. Noi l'abbiamo raggiunto. Eccolo qua. Io l'ho raggiunto. Abbiamo con noi Alessandro Di Battista. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Non correvo per fuggire dai giornalisti, ma per non perdere un aereo. Ah sì, per prendere il taxi. Sì, però incidentalmente dietro c'era una pattuglia di giornalisti che correva. Se poi corrono dietro, I giornalisti purtroppo si consumano le suole per cercare notizie. Oh, a proposito di suole, le suole che scottano. Viaggi. Poi parleremo del libro uscito ieri, è vero? Mi pare ieri sia uscito il libro Meglio Liberi di Alessandro Di Battista, Lettera a mio figlio sul coraggio di cambiare. Ne parleremo subito, però. Intanto come la devo presentare Di Battista, perché lei è ancora un parlamentare del Movimento 5 Stelle, uno dei principali leader del Movimento, però sta per dire addio al Movimento. No, al Movimento, sta per lasciare il Parlamento, ecco, mettiamola così, non si ricandida in Parlamento. Esatto, ho deciso di non ricandidarmi, voglio dare una mano al Movimento occupandomi di politica fuori dal palazzo. È una mia scelta personale, per cui fino a scadenza legislatura sono un deputato, quindi un suo rappresentante in Parlamento, poi dopo farò altro. Il motivo per cui i giornalisti la inseguivano era questo, perché la sua scelta ha destabilizzato un po' il quadro politico nel suo insieme, sicuramente il Movimento, se ne rende conto di questo? Che, sì, insomma, per molti dei vostri credo sia stato anche un po' un trauma, no? Beh, innanzitutto questo è vero, cioè innanzitutto io non posso negarle che mi fa piacere, nel senso, se tanti cittadini mi dicono ti prego ripensaci, evidentemente ho lavorato bene. Io immagino Formigoni dare lo stesso annuncio, non so se riceverete gli stessi commenti. Beh, anche Renzi dice che gli hanno scritto decine di migliaia di email per dire non abbandonare la politica dopo la sconfitta del referendum costituzionale, sì, vero. Vabbè, insomma, io non commento. Lei fa come Renzi. Vabbè, Massimo, la vuole buttare subito male. Non volevo fare certi paragoni, io comunque vorrei solo dirvi una cosa, che io questa cosa la dichiara nel 2014, l'ho detta ripetutamente, è uscito un pezzo proprio di su Repubblica Giannini in cui si scriveva, lui l'aveva detto ma nessuno gli aveva mai creduto. Io se dico una cosa la faccio, punto. Allora, però siccome abbiamo citato Matteo Renzi, sentiamo cosa ha detto. Ieri ha parlato di lei Renzi. Io credo a Alessandro Di Battista, io credo che lui abbia fatto una scelta personale, io non vedo dietrologie, compro, dice ah no lo fa perché io gli faccio di cuore un in bocca al lupo sincero, e mi permette di dire, siccome lui lo ha detto, lo ha fatto facendo riferimento a suo figlio, voglio dare, nella diversità totale che mi divide da Di Battista, un abbraccio alla sua compagna e al suo bambino. È una scelta che rispetto molto. Le larghe intese del pannolino, questa è scoppiata la pace. Diciamo Giannini, che risponde a Renzi? Lo ringrazio evidentemente, però gli vorrei dire una cosa, io ho deciso di non ricandidarmi, appunto, e ho ricevuto tanti attestati di stima dicendo ah non ti interessa la poltrona, complimenti, eccetera eccetera. Ecco, gli do un suggerimento, anche lui si potrebbe non ricandidare, credo che anche lui riceverebbe milioni di attestati di stima da parte degli italiani. Insomma, faccia come me, non si ricandidi. Ah, ecco, sarebbe una cosa molto buona per il paese. Non credo che lui la ascolterà. Lui può dire: io ho appena avuto una reinvestitura con le primarie, mi hanno votato 1.800.000 elettori del PD, quindi come faccio a non ricandidarmi? No? Cioè, in quale chiacchiere stanno a zero? Ripeto, non è che la mia scelta ha qualcosa a che vedere con questi personaggi. Io voglio semplicemente dare una mano al Movimento occupandomi di controinformazione, di fare delle ricerche a livello mondiale su tutte le politiche innovative, qualcosa che mi interessa personalmente e voglio farlo. Ecco. Però insomma, le chiacchiere giornali stanno a zero. Questi personaggi avevano tutti quanti detto, qualora dovessimo perdere il referendum lasceremmo la politica, ma mica solo Renzi l'ha boschi, tutti i renziani. E oggi ce li ritroviamo tutti lì a pontificare o addirittura ad attaccare le fake news. Che cos'è una fake news? È una bufala, è una balla, è una bugia. Ecco, loro sono principi, no? Se perdiamo il referendum, noi lasciamo la politica, oppure
quereleremo Ferruccio De Bortoli perché dice che la Boschi ha avuto a che fare con Unicredit per far salvare la banca di famiglia. L'hanno querelato Ferruccio De Bortoli, non mi risulta. Ecco, questi sono campioni delle bufale, delle banche. Senta, però uno dei motivi che hanno spinto a indagare la sua decisione, e rispetto al quale lo stesso Renzi dice no, io gli credo a Di Battista, era che si era detto, qualcuno aveva anche scritto, ma lui in realtà lo fa perché è convinto che la prossima legislatura, quella che verrà fuori dalle urne del 2018, durerà poco. Voi avete la regola in base alla quale più di due mandati non si fanno, e quindi Di Battista lo fa perché, saltando il prossimo turno che sarà irrilevante, in realtà sarà pronto per il turno successivo e magari per candidarsi da premier. È così questo? C'è questa, lei ci ha mai pensato a questa? Ma chi ci ha mai pensato a questa così? Quindi non ho fatto nessuna strategia. È incredibile quello che sta succedendo, Giannini. Cioè, uno fa un annuncio, cioè è possibile credere al fatto che per me in questo momento vi sia qualcosa di più bello per la mia vita che fare il deputato della Repubblica, fermo restando che continuerò a sostenere il movimento che fa parte appunto della parte bella della mia vita e continuerò a fare politica? Perché tutto questo scandalo? Cioè, fa più scandalo un deputato che decide di non ricandidarsi, e glielo dico anche sinceramente, avendo la poltrona al 99% sicura, piuttosto che deputati o politici abbullonati a quelle poltrone che in questi momenti a Montecitorio, e li vedo con i miei occhi, stanno facendo inciuci di ogni tipo per creare coalizioni, farlocchi e poter rientrare in Parlamento. Guarda, mi racconto un aneddoto divertente. Sì. In questi giorni a Montecitorio ricevo i complimenti di alcuni cariatidi della politica, che ne so, 4-5 legislature. Mi si avvicinano in transatlantico, questo corridoio dentro la Camera dei Deputati, e mi dicono: complimenti, che coraggio, che scelta importante, mollare la poltrona. Allora io gli rispondo: scusa, fallo pure tu. E abbassano gli occhi e se ne vanno. E se ne vanno. Ho capito. Incredibile. Ho capito. Ecco, lei scrive nel libro, cominciamo a prendere qualche perla, perché il libro è pieno di stimoli, di spunti, ma anche di, diciamo, di passaggi personali, che stupisce un po' che un leader politico, perché lei è un leader politico, affronti in maniera così esplicita, mettendosi a nudo, se vogliamo, anche sul suo privato, no? Però resto ancora un attimo sul pubblico e sul politico. Lei a un certo punto scrive: la politica è tutto, ma altrove e con altri mezzi. Io voglio uscire dal palazzo con le mani pulite. E poi dice: mi devo disintossicare dalle perfidie del Parlamento. Ma perché? Da quali perfidie? Poi molte perfidie ce l'avete buttate dentro anche voi, no? No, io mi riferisco, no, al contrario, io dico che secondo me noi abbiamo portato aria fresca e anche molta coerenza all'interno del Parlamento. Io intendevo il fatto, ma questa è un'altra cosa che avrò detto decine e decine di volte, quel palazzo è staccato dalla realtà, cioè entrano dentro i politici parlando dei problemi dei cittadini e finiscono a dedicarsi solo ai problemi delle correnti e della spartizione di poltrone, cioè della politica e dei problemi della politica, non dei problemi dei cittadini e degli italiani. Io l'ho definito spesso una vasca di squali, ma io non ce l'ho con le istituzioni. Io ho un enorme rispetto e amore per il Parlamento, mi piacerebbe appunto che potesse fare veramente il Parlamento, e quindi quello che ho scritto è quello che penso, che voglio dedicarmi alla politica facendo altro. Io credo che milioni di cittadini in Italia si dedicano ogni giorno alla politica, magari non essendo candidati o rappresentanti del popolo italiano. Per me fa politica chi sceglie di fare controinformazione, chi sceglie di dedicarsi alla politica magari appunto senza presentarsi alle elezioni, chi sceglie un prodotto rispetto a un altro al supermercato. E io voglio dedicarmi alla politica, magari pure educando mio figlio in maniera, estandoci il più tempo possibile, scrivendo, sì, informandomi, sì, su una serie di questioni. Quello che voglio fare, poi non escludo che tra qualche anno farò altre scelte, ma che ne so, io che ne so quanto durerà questa legislatura. Chi fa dietrologia è così misero mentalmente, cioè tarato, cioè non riesce a capire che c'è anche vita al di fuori del palazzo. Quindi per ora lei prende questa decisione, poi dopo in futuro, tra qualche anno, non vedremo, diciamo, il ragionamento. Scusate, voi cosa pensate che potrà accadere alle vostre vite tra 4 anni o tra 2 anni? Avete certezza? No, alcuna certezza. No, soprattutto se continua la crisi economica. No, io questo. Allora, lei farà campagna elettorale, poi diciamo dopo la formazione del governo esclude, mi sembra di capire, di fare eventualmente il ministro in un governo 5
5 Stelle dovesse il movimento vincere le elezioni, e poi partirà, è questo il... Esattamente, io farò campagna elettorale, non candidato, perché oltretutto io ho una fiducia enorme in Luigi Di Maio, nel movimento. Anche questa cosa, è possibile che non si possa credere al fatto che non vi siano dicotomie, invidie o contrasti tra me e Luigi, cioè bisogna per forza creare casi. Io penso che sia il miglior candidato possibile del Movimento 5 Stelle alla presidenza del Consiglio, e lo sosterrò, e sosterrò il movimento fino all'ultimo giorno, facendo campagna elettorale, andando in TV, le piazze, però non lo farò da candidato. Vi siete consultati prima su questa decisione con Beppe Grillo, con Casaleggio e con lo stesso Di Maio? Lei ci ha parlato? Certo, e loro che cosa le hanno detto? Nessuno le ha detto no, Dibba, non lo puoi fare, non lo puoi fare, il movimento ha bisogno di te. No, nessuno mi ha mai detto non lo posso fare, perché è la mia vita, io ho dimostrato in questi anni il massimo impegno, e certamente io e Luigi siamo così uniti che insomma è normale che gli dispiaccia, ma mi sarei stupito del contrario, però io e Luigi siamo anche sempre molto capiti reciprocamente, così con Beppe, per cui lui mi ha chiesto un massimo sostegno e sa che arriverà. Però lei dice io farò politica altrove, poi nel libro a un certo punto scrive la mia non è una resa, ma in realtà non sembra invece un po' una resa, cioè non sono riuscito a fare quello che volevo fare, forse siamo riusciti in Parlamento a... No, non è questo? No Massimo, il Movimento 5 Stelle, ripeto, può piacere o non piacere, però non è appunto un partito, ma è uno strumento in mano ai cittadini per fare politica, cioè per anche entrare in Parlamento, nelle istituzioni, e fare un determinato lavoro e poi tornare alla propria vita. Cioè, se io non sono un avvocato, no? Però immaginate un avvocato che viene candidato, che si candida, viene eletto, porta avanti un mandato, perché decide di fare un mandato e torna a fare l'avvocato. Io prima di entrare in Parlamento scrivevo reportage, mi occupavo di cooperazione internazionale, di questioni sociali internazionali, ho vissuto tanti anni in America Latina, lavoravo con un'organizzazione sociale che si chiama AMCA in Congo, e ho vissuto in Congo alcuni mesi, e ora voglio tornare a fare queste mie cose. A viaggiare. Che detto così, no, uno torna a viaggiare. Io sentivo l'altro giorno Floris in TV sulla 7, va in vacanza, cioè, ma è molto irrispettoso, non ce l'ho con lei adesso. Ho capito. È il lavoro che facevo, io guadagnavo 1300 euro, scrivevo dei progetti sociali, mi occupavo di microcredito internazionale, lotta all'HIV, era il mio lavoro, e voglio tornare a fare una serie di cose, chiaramente oggi con un legame indissolubile. E con quale stipendio? Movimento. Perché ci sono arrivati anche molti messaggi, no, Jean Paul, degli ascoltatori che chiedono, cioè, adesso va via, lascia, lei tra l'altro lo dice nel libro, io guadagno 3200 euro netti al mese più una serie di rimborsi. Ecco, su quella serie di rimborsi lei non è più chiaro, perché poi 3200 euro netti in realtà saranno di più con i rimborsi. Smette di fare il parlamentare, come viaggia, di che vive? Scrive Emma, cosa consiglia ai ragazzi con un lavoro precario, magari un figlio, per poter permettersi di partire per un lungo viaggio? Allora, sul fatto ha già che detto che non è un viaggio. Sul mio stipendio vorrei dirle che rendi conto spesa dopo spesa, centesimo dopo centesimo, e tutto quello che non spendo per la mia attività politica lo restituisco, e ad oggi ho restituito, anzi fino a ottobre scorso, 205.000 euro, soldi tra l'altro genii che mi farebbero molto comodo. Sì, lei dice ci avrei comprato 651.515 pannolini. Ho fatto questa battuta. Cioè, ma userai pannolini riciclabili, perché o li usa, perché sennò sono quelli anche ecologicamente, però visto che il movimento Grillo è molto attento. Però i primi insomma, non so se lei. Io non li ho mai usati, quattro film mai usati. Le prime settimane sono un po' più difficili, poi vediamo, quindi questi primi due mesi non ho utilizzato pannolini, ho utilizzato pannolini tradizionali. Vi dicevo, io non devo dare nessun consiglio ai giovani, la mia vita me la vivo come voglio, e ora è compito mio per i prossimi mesi trovare il modo di sostentare me stesso e la mia famiglia. Quindi lo farà continuando a scrivere progetti come faceva in precedenza? Questo lo farò, lo farò, ripeto, muovendomi al termine del mio mandato, perché ora faccio il parlamentare della Repubblica, e cercando lavoro e possibilità di sostentamento economico come qualsiasi comune mortale. Ma è vero che lei dice non sarà un viaggio, insomma, togliamo questo equivoco, però vuole fare un percorso, chiamiamolo così, da San Francisco a Ushuaia, Terra del Fuoco, conferma oppure... Sì, ci sono una serie di luoghi molto interessanti, ripeto, dal punto di vista anche di tutta quella che io definisco la politica del possibile, cioè innovativa,
alcune cose molto interessanti negli Stati Uniti d'America, anche dal punto di vista dei diritti sociali, ci sono delle esperienze interessanti in America Latina, però valuteremo, questo, nel libro ho scritto che questo sarebbe un desiderio, sì. Però quello appunto che a me affascina molto sono le idee politiche che qui sembrano utopia ma che in altri paesi sono realtà. Cioè, quello che vorrei fare, non soltanto per dare un contributo al mio paese ma al movimento stesso, è andare a raccogliere una serie di proposte che sono diventate soluzioni concrete in giro per il mondo, sì. E far capire qui in Italia che qualcosa che noi pensiamo assolutamente inapplicabile in realtà è già legge dello Stato in altri paesi. E allora Alessandro Di Battista, solo questa cosa, sì. Io una cosa che non ce la farei più nei prossimi mesi è parlare di Rosatellum, solo di leggi elettorali, cioè c'è un mondo interessante, noi stiamo mesi su mesi a discutere su una legge elettorale fatta poi esclusivamente per colpire il Movimento 5 Stelle, certo. Che gli andrà contro il Partito Democratico poi. Beh, incredibile. Però, Alessandro Di Battista, poi magari trova posti come l'Uruguay dove quelle cose sono state pensate, applicate, ma poi c'è il rischio che non torni più. No, ma io mi sento un cittadino italiano e sono orgoglioso di essere italiano, per cui già ho vissuto all'estero e sono tornato. Tornerà. Senta Di Battista, un'altra questione, parliamo un po' più anche di politica, perché lei comunque non è che si dimette da politico, no, appunto, certo. L'ha già detto, continuerà a fare la campagna elettorale. In questi giorni ha fatto molto discutere la risposta che Eugenio Scalfari ha dato a Giovanni Floris di martedì sulla ipotetica paradossale scelta tra Di Maio e Berlusconi. Scalfari ha detto Berlusconi, oggi chiarisce bene qual è il senso di quella sua frase, ma la domanda che voglio farle è un'altra, lei un po' nel libro ne parla, dice noi veniamo considerati una minaccia per i partiti e forse venite anche un po' considerati, adesso al di là di Scalfari che ripeto ha chiarito benissimo quello che voleva dire, però l'establishment è tuttora diffidente nei vostri confronti perché pensa che voi non abbiate un vero e proprio programma politico per governare il paese, le prove che state dando nelle città sono completamente deludenti e quindi dice ma pensa un po', piuttosto che affidarmi a Di Maio io preferisco affidarmi a Berlusconi. Ripeto, questo non è Scalfari, è un pezzo di establishment però che la pensa così, questo non è un problema per voi. Esattamente, lei cosa intende per establishment? Beh, insomma, il sistema politico istituzionale, economico, parliamoci chiaro, diciamo la classe dirigente di un paese che ha il compito di garantirne la stabilità, la credibilità nei passaggi da un governo a un altro, nell'alternanza delle maggioranze e che è okay. Anche garanzia rispetto agli interlocutori, per esempio, europei, internazionali. Okay. No? A parte il fatto, io personalmente quando ascolto la parola classe dirigente mi vengono le bolle, perché evidentemente classe dirigente significa che ci siano dei cittadini che dirigono e altri che vengono diretti. E a me questo però fa parte della democrazia rappresentativa. Esatto, di qualcosa che stiamo anche contrastando. Lei poco fa mi ha chiamato. E lei volete abbattere la democrazia rappresentativa? Spero di no. Io credo, abbiamo parlato tanto che la democrazia rappresentativa sia in crisi, perché si vede dal livello anche dal dato di astensionismo. Lei prima mi ha chiamato leader politico, io non mi ci sento. Ecco, io 5 anni fa non ero nessuno, ero sconosciuto, e oggi lei, che è un importantissimo giornalista italiano, mi chiama leader politico. Questa è una dimostrazione che forse l'establishment o la parola classe dirigente forse sono parole per me obsolete, ma questo è un mio parere. Io credo che se il sistema bancario, alcuni diciamo pezzi grossi delle banche che hanno fatto di tutto e di più massacrando il risparmio italiano, siano impauriti da un avanzato del Movimento 5 Stelle, questo per me è motivo di orgoglio. Se i partiti politici e pezzi delle istituzioni che hanno causato debito pubblico enorme e quasi il fallimento dell'Italia qualche anno fa, ve lo ricordate bene quando intitolavate fate presto, poi la soluzione Monti per me è stata ancora più deleteria, però ecco, costoro ci temono, per me questi sono attestati di stima. Io non capisco tutto questo timore nei confronti del Movimento 5 Stelle, che infatti non c'è da parte del popolo italiano, e poi sono i cittadini che poi subiscono certe scelte. Io dico che
Beh, Scalfari, io non l'ho letta la No, ma lui lo citavo perché lui ha chiarito, insomma, lui dice era una risposta sul filo del paradosso, io non voterò mai Berlusconi, questo è evidente, ma io le facevo la domanda a prescindere da Scalfari, perché il tema della credibilità e dell'affidabilità del movimento esiste e oggi cresce, ecco, diciamo così. Io posso dire una cosa su Scalfari, perché sono andato una volta in duello con lui televisivo e l'ho molto rispettato e sono stato anche molto contento di essermi comportato quel giorno con estremo garbo, educazione, però posso dirle che c'era di fronte a me un uomo con molti pregiudizi nei miei confronti, cioè io provavo a spiegare alcune cose e non ci credeva. Con molta calma e non ci credeva. Si hanno dei pregiudizi, dei luoghi comuni nei confronti del Movimento 5 Stelle che sono probabilmente frutto anche di ma non siete anche voi che non vi spiegate bene o comunque siete manchevoli nel programma, no? Cioè, io ritengo di no, ritengo di aver detto sempre tante cose però non ci hanno creduto e faccio appunto l'esempio della mia ricandidatura. Dicevo a Scalfari, guardi che io non ho mai preso una decisione politica consultandomi con Grillo e Casaleggio, è impossibile, questa è una menzogna, mi rispondeva. Perché di fronte a un cittadino che mi dice che quello che dico è una menzogna, io no, però diciamo, sicuramente lei non avrà deciso in funzione di quello che le dicevano Grillo e Casaleggio, ma che nel movimento esista un problema di, come non chiamiamola neanche democrazia interna, ma di capire qual è il reale ruolo della Casaleggio e di Beppe Grillo, che non sono eletti da nessuno, beh, quello è un tema che c'è, è inutile negarlo, no? Ma invece è un sistema diverso dai partiti politici, cioè il nostro è un sistema diverso, noi quello che conta più di tutti è il programma, Beppe Grillo è il fondatore del movimento, il garante, non sarà mai candidato perché neanche è candidabile Beppe Grillo per le nostre regole che abbiamo e non entrerà mai in Parlamento, ma è il fondatore, un cittadino molto onesto che si occupa dal di fuori di far sì che alcune regole relative alla candidatura, alla partecipazione alle elezioni di alcuni personaggi siano appunto vengano garantite. Molto semplice, poi chiaramente è un sistema totalmente dissimile dai partiti politici. Guardi Giannini, è questo secondo me che ha creato in questi anni un certo cortocircuito, è la nostra differenza totale, cioè io rinuncio al finanziamento pubblico perché non lo voglio prendere, perché siamo contrari, il movimento rinuncia a 42 milioni di euro, i partiti politici attaccano dicendo non dovevate prenderli, non avevate diritto a prenderli perché non avete presentato le carte per ottenere quei soldi, ma noi quelle carte non le abbiamo presentate proprio in virtù del fatto che non ci interessavano quei soldi, cioè è proprio questo il meccanismo. Io rinuncio a gran parte della metà del mio stipendio e rendiconto e non ci credono i partiti politici, perché? Perché sono abituati a tenersi tutti quei soldi. Noi rinunciamo già oggi al pensionamento privilegiato per i parlamentari e i politici non ci credono. Io dico nel 2014, guardate che se si arriva fine legislatura io non mi ricandido perché voglio dare una mano al mio paese, al movimento in altro. Questo. E le cariatidi politiche che si siedono su quelle sedie bullonate da 60 anni, alcuni Napolitano da 64 anni seduto in Parlamento, non ci credono perché sono tarati mentalmente in maniera differente, cioè per loro la politica è una professione e quella è una poltrona da difendere contro tutto e tutti. È un discorso proprio di... Chiaro, no, ma il discorso è chiaro. Alessandro Di Battista, purtroppo non ci resta tanto tempo, però allora volevo passare un altro argomento. La settimana scorsa in Parlamento il Movimento 5 Stelle ha votato a favore della legge sul cosiddetto whistleblowing e non è la prima volta che i 5 Stelle votano anche con la maggioranza, con il PD, su dei provvedimenti che ritenevano positivi e giusti, ma che differenza c'è allora tra votare su alcuni provvedimenti e eventualmente quindi essere d'accordo e trovare accordi con altri partiti o esponenti o quello che è dopo il voto su un programma, se c'è un programma condiviso, perché sempre questo no? Gli accordi politici, io l'ho visto in questi decenni, sono carta straccia, cioè i partiti si mettono insieme, fanno alleanze, coalizioni dicendo faremo e poi prendono in giro i cittadini, e noi siamo cittadini e non mi faccio prendere in giro dai partiti politici. Votare invece un provvedimento, tu hai di fronte la prova del voto in quel momento, perché tu porti un provvedimento in aula e lo valuti, quindi in quel momento non c'è una presa in giro, perché tu stai votando, che tra l'altro è il mio lavoro, perché un parlamentare pagato per votare, di fronte al popolo italiano nel Parlamento della Repubblica. Ma allora votate lo Ius Soli quando arriverà in aula, perché non lo votate?
perché come lei sa, innanzitutto dico questo, come lei sa la posizione che ha preso il Movimento 5 Stelle anche alla Camera è una posizione di astensione, questa è la nostra posizione politica, si può essere d'accordo o meno ma non ci asterremo, però abbiamo votato a favore del biotestamento alla Camera dei Deputati e saremo estremamente felici di votarlo, vi faccio un appello alla maggioranza, perché non abbiamo la maggioranza, di portare in aula il testamento biologico. E i vitalizi saranno mai votati prima della scadenza della legislatura? Guardi, le racconto un altro aneddoto. Io fui espulso prima dell'estate dalla Boldrini alla Camera dei Deputati perché presentammo degli emendamenti per cancellare intanto i vitalizi soltanto agli ex deputati durante la discussione del bilancio della Camera. La Boldrini disse: questi emendamenti sono inammissibili perché la legge verrà votata in Senato. Io mi incazzai a morte quel giorno e gli dissi: Presidente, come si permette di dire che questa legge verrà votata in Senato? Che lei è il Presidente del Senato, che ne sa che non affosseranno? Ecco, la stanno affossando in ogni modo. Il mio obiettivo nelle prossime settimane è dedicarmi al massimo affinché una legge, che chiaramente è l'iniziativa del Movimento 5 Stelle, ma fu firmata da un deputato del Partito Democratico, si chiama Richetti, possa diventare legge dello Stato al Senato e appunto vengano aboliti i vitalizi degli ex deputati. Me lo auguro, ma non dipende da noi. Capito, quella la votate però, quella la votate. Certo. Se ci arriva quella la votate. Senta, ma anche il biotestamento, sì, è un diritto in cui io sono 30 anni che sento parlare di testamento biologico. Certo. È un diritto inalienabile. Non c'è ora, dubbio. Cioè, però non la mettono in votazione, non capisco perché ormai anche il Papa ha scavalcato alcune posizioni ultra conservatrici di alcuni soggetti, sì, che ci sono in Italia. Dobbiamo andare a chiudere. Lei scrive nel libro: tra qualche anno tornerò. Ieri ha anche detto: tornerò perché comunque i pannolini costano. Quindi quando tornerà? Quello. Quando tornerà Di Battista? Ma io, che prevede? L'idea mia è di fare appunto delle ricerche, studiare molto e approfondire una serie di tematiche, perché sento che ho questo desiderio e ogni volta che poi faccio delle cose. Ma se vincete le elezioni e le chiedono di fare il ministro, davvero lei non fa il ministro? Io ministro degli esteri, che ne so? Tanto quello che dicono non ci credono mai, poi regolarmente si viene smentiti. Io quello che voglio fare nei prossimi mesi è quello che ho dichiarato, e quello che ho dichiarato farò. Beh, lo farà con sempre con la sua compagna e suo figlio? Certo. Sì, saranno sempre in viaggio sì, in senso per lavoro. Certo. No, in questo senso non mi offendevo, è un progetto, anche una scelta di vita che abbiamo fatto noi tre. Io, come scrivo nel libro, voglio anche educare mio figlio in viaggio e al viaggio. Ma si non può fare, è una scelta forse un po' originale, ma è quello che voglio fare. Ma mi dica la verità, lei realisticamente pensa che il Movimento 5 Stelle possa vincere le prossime elezioni? Sì. Lei ci crede davvero? Sì, tra l'altro. Senza fare accordi con nessuno. E io me ne sono anche reso conto, sa, durante le votazioni in Sicilia, e che non le abbiamo vinte, dove invece abbiamo vinto. Oggi stanno uscendo scandali su scandali legati al voto di scambio. Ho letto onestamente una bella inchiesta su Repubblica sul caso del figlio di Franco Antonio Genovese, un deputato arrestato del PD, poi passato a Forza Italia, ha fatto candidare il figlio, e il figlio oggi è indagato. Ma andrebbero rifatte queste elezioni in Sicilia? Si potrebbe arrivare. Purtroppo non c'è la possibilità, normativa di rifarle, ma queste elezioni sono state assolutamente falsate. Senta, se fossero state libere, il Movimento 5 Stelle le avrebbe vinte. Il voto è assolutamente inquinato, non libero, e Musumeci è il principale responsabile, perché è proprio io in questi 5 anni in Parlamento ho attaccato proprio i disonesti intellettuali, cioè coloro che magari hanno la fedina penale assolutamente pulita, ma pur di farsi eleggere vanno a braccetto con impresentabili arrestati, e poi hanno l'incoerenza, l'ipocrisia di citare Borsellino. Questa è veramente la cosa enorme, cioè vanno con un partito, Forza Italia, fondato da un tizio che è in carcere per aver aiutato Cosa Nostra, l'organizzazione che ha fatto saltare in aria Borsellino, e poi citano Borsellino per prendere voti in campagna elettorale. Per me questo è vomitevole. Senta, l'ultimissima cosa a proposito del piccolo Andrea, al quale facciamo anche noi tanti auguri, ma lo vaccinerà il bambino? L'ho dichiarato 2 miliardi di volte, ho deciso di vaccinarlo. Dica ai vostri attivisti di darsi una calmata su questa roba dei vaccini, perché ne scrivono di tutti i colori. Non è attivisti, non attivisti, questa è la mia scelta, e anzi più che dire questo dico
a Renzi e compagnia bella di non speculare su questa storia, di non fare di ogni cosa un attacco politico, perché è ridicolo. Io ho preso una decisione sulla mia vita, ho fatto delle votazioni politiche, perché abbiamo votato contro il decreto della Lorenzin per una serie di rivalutazioni che ha fatto la Commissione Sanità del Movimento 5 Stelle, ma non si speculasse su questa storia. Perché va bene. Alessandro, no, l'ultima, un ascoltatore dice: Alessandro Di Battista critica Berlusconi, gli ha dato del paramafioso anche in un discorso a Ostia, però pubblica con Berlusconi. Ma infatti io mica ce l'ho con l'editore Berlusconi, ce l'ho col politico Berlusconi, voglio mandarlo a casa. Questo è il concetto. Lo diceva pure Montanelli. Finché Berlusconi era soltanto un editore, lui aveva piena libertà. Il problema è stato quando Berlusconi è entrato in politica. Per me, si occupasse soltanto dei suoi interessi, diciamo, dell'editoria, e la smettesse di tenere sotto scacco il paese con l'idea di un futuro inciuso con il Partito Democratico, perché questa è l'idea che c'ha Berlusconi. Grazie. Riuscire ad arrivare con il PD al 51% e fare l'inciuso, ma glielo impediremo. Grazie, Alessandro Di Battista. Grazie Di Battista. Meglio liberi, meglio liberi il suo nuovo libro. In bocca al lupo e buon viaggio, diciamo. Buon viaggio.